Il senatore Fabrizio Di Stefano è ancora sulla SASI questa mattina in conferenza stampa a Lanciano. Questa volta la sua lente di ingrandimento l'ha voluta puntare sul personale dell'ente per una situazione che definisce strana e disdicevole. Sembra infatti che dei 60 lavoratori a tempo indeterminato assunti nei mesi scorsi, molti, addirittura 20, hanno rapporti di parentela diretta con le amministrazioni di centrosinistra del territorio. Figli di sindaci, amministratori e consulenti della stessa SASI. E poi la questione mobilità da privati verso l'ente che è pubblico e non potrebbe fare operazioni di questo tipo. Inoltre la SASI ha annunciato di voler esternalizzare i litturisti dei contatori e questo significherebbe nuove assunzioni in quanto i vecchi dipendenti verrebbero inseriti in organico e tradotto significherà costi aggiuntivi. Il senatore Fabrizio Di Stefano ai nostri microfoni. Ho rilevato che, come ho detto già in precedenza, ci sono circa una sessantina di lavoratori a tempo determinato che entro la SASI potrebbero essere stabilizzati e si sta tentando di stabilizzare a tempo indeterminato. Io ho detto che queste procedure non sono possibili, ma andando ulteriormente a vedere, quello che mi meraviglia è che ci sono diversi amministratori locali che o sono tra questi dipendenti a tempo determinato o addirittura sono consulenti, e sono consulenti che poi vanno a votare nell'assemblea dell'ente, e mi sembra disdicevole quanto questo. Poi ce ne sono molti di questi esempi che siete poi terminati, diversi, che hanno rapporti di parentela con altri amministratori, sempre di comuni, e tutti guarda caso sono del centro-sinistra che appunto gestiscono la SASI. Poi ci sono altri che hanno incarichi di partito, apicali, insomma è una strana coincidenza questa che ci siano tante figure che poi hanno questo ruolo politico. Essendo queste assunzioni fatte attraverso procedure concorsuali ma chiamate, mi sembra quantomeno disdicevole. Ci sono anche delle mobilità che da enti privati sono passati a enti pubblici, strutture pubbliche, quindi strutture private e pubbliche, e mi sembra che non ci siano norme che lo consentano. Insomma, c'è una dinamica che non è chiara. Adesso poi si sta verificando che sempre l'ente, la SASI, ha deciso di esternalizzare il servizio dei letturisti. In SASI ci sono almeno una ventina di letturisti a tempo indeterminato che dovrebbero quindi necessariamente essere riassorbiti all'interno della struttura stessa. Conseguentemente i costi per il personale non diminuiscono, ma con l'esternalizzazione dovrebbero addirittura aumentare. Allora io solleciterò il revisore di centrodestra a chiedere ai revisori dei conti dell'ente chiarimenti e delucidazioni in merito. Una volta ottenuti questi chiarimenti, mi riservo di fare ulteriori passi.